Buongiorno, oggi abbiamo una bella novità, che ci sono venuti a rompere la polizia locale e le balle, perché ha visto Tommy dormire davanti nel cruscotto. E dici che non può stare il gatto solo dentro il camper e mi possono denunciare, non so il che, poi mi ha detto che non posso stare qua parcheggiato, perché ha detto che non posso stare qua parcheggiato, fatemi capire. Non ho capito perché non posso stare in un parcheggio pubblico, perché è vicino alla scuola. La scuola sta chiudendo. La scuola questa settimana, dopodomani, è chiusa. Per questo mi sono messo qua, perché è un posteggio tranquillo. E ci sono addirittura altri camper. E a me mi hanno rotto le balle, capito? E quello là, che alla da me che c'è il cane, non gli hanno detto niente. Io col gatto sì, capito? Perché l'hanno visto da dormire qua davanti nel cruscotto. E dopo che ci fa? È casa sua. Ha 5 anni che vive con me, Tommy, nel camper. 5 anni. 5 anni che vive con me. Che cosa volete? Questa è casa nostra. Questa è casa sua. E lui è abituato a stare qui. C'ha tutto, il mangiare, la lettiera, dove fare le cose. Perciò di che cosa ci stiamo, di cosa parliamo? È proprio perché devono rompere le balle, questa è la verità. Cioè, siamo messi tranquilli, tu mi vuoi dire qui è un posteggio pubblico, che ci sono macchine e altri camper. E quello lì sotto che vedete, col furgone con la macchina rossa accanto, quel signore con la macchina rossa e il furgone c'ha un cane. È un pitbull e non gli hanno detto niente. A me mi hanno fatto 3.000 paranoie, capito? Con un gatto, con un gatto, con un gatto. Vi rendete conto? Per un gatto, con un gatto, con un gatto di fare paranoia, perché sono messo qua così. Cioè, ma vi rendete conto, ragazzi? Ma vi rendete conto? Ma andate a fare, io me ne resto qua, in caso mi denunciate. Voglio vedere che denuncia mi fai, poi ce ne andiamo dal giudice. Tranquilli. In caso lo puoi lasciare il cane. Qui no, come c'ha tutte le sue comodità, c'ha acqua, c'ha tutto, mangiare, c'ha anche la lettiera dove fare le sue cose se non dovesse, per dire io non ci sono, ce l'ha messa qua, c'ha anche il suo bagno fatto. Qua, proprio qua, questo è il suo bagno. Perciò di che cosa stiamo parlando? Di che cosa vogliamo parlare? Cioè, ma vi rendete conto, ragazzi, va? Cioè, uno non ha la libertà di stare col suo camper, col suo proprio animale domestico. Dai, va. E in casa è permesso fino a 8 ore può stare in casa il cane solo, capito? Per legge, fino a 8 ore. Dopo 8 ore diventa... No. Scusa, è in camper perché è più piccolo. Che differenza c'è tra un... Perché? Soffre in uno spazio così? Mi volete dire che soffre in uno spazio così? Che va dappertutto lui? Ha voglia con i tetti aperti e il condizionatore? Ma che stai dicendo a me? Il mio gatto non muore di caldo completamente qui dentro, sta fresco, con comfort e tutto, mangiare e tutto, ma va, non mi muovo completamente, qua ce ne restiamo, in caso vediamo come finisce, vediamo, vi aggiorniamo. Questa è la situazione. Buona giornata, ragazzi, alla prossima. Vi voglio bene e vi saluto.